Ben trovata, perché qualche anno fa ci eravamo già visti a Benevento in una piazza centrale a Piazza Roma, una bella iniziativa fu allora. Eri stanca perché venivi da un tour incredibile, però arrivasti a Benevento, la città apprezzò moltissimo soprattutto la sua simpatia e la vena artistica, e complimenti per essere ancora qui a Benevento. Stasera in particolar modo in che veste? Questa sera in veste sicuramente di conduttrice, perché comunque la BCT unisce sia il cinema che la televisione. È un'ottima memoria. È un'ottima memoria, grazie. Quindi ricordi perfettamente tutto, nei minimi particolari, cosa che io avevo totalmente rimosso. Beh, mi fa piacere che comunque lo ricordi tu, c'è qualcuno che lo ricorda. Torno a Benevento, vabbè, io sono napoletana, quindi comunque gioco in casa, se vogliamo, assolutamente, quindi è sempre un piacere comunque quando le iniziative così importanti mi chiamano, io corro ben volentieri. Poi comunque conosco il direttore artistico della BCT e devo dire che ha organizzato delle edizioni veramente pazzesche. Quest'anno prendo parte anch'io a questa fantastica edizione con un parterre di tantissimi ospiti. Sono contenta, spero che comunque il pubblico gradisca la mia partecipazione a questo festival. A che cosa stiamo lavorando, se si può dire chiaramente? Allora, sì, si può dire, sì. Perché figurati, io sono una napoletana tipica che non è per niente scaramantica, quindi figo, sì. allora, stiamo lavorando al prossimo progetto teatrale con Sal Da Vinci, che Beh. Si chiama Masaniello Revolution, quindi a breve, dopo le vacanze estive. Anche con la musica. Con la musica, vabbè, chi mi conosce sa più o meno che comunque c'è una grande passione, comunque io mi riesco a giostrare tra il teatro e la televisione, anzi il teatro per me, almeno così ho iniziato, proprio da ragazzina, quindi quando il teatro c'è io ben volentieri non rinuncio mai, perché è la mia casa, il contatto diretto col pubblico è il mio habitat naturale, quindi stiamo lavorando a questo, Masaniello Revolution, il prossimo spettacolo teatrale, e poi c'è in realtà un programma tra settembre e ottobre che dovrebbe partire, un programma televisivo, lì non voglio dire niente perché sulla televisione non si sa perché, è meglio non dire, state zitto.